Salve a tutti amici, siamo in Abruzzo al lago di Scanno, nella gola del Sagittario. E questo è un lago molto molto particolare perché c'è sia una leggenda che riguarda i romani, sia degli avvistamenti di strane luci, ma la cosa più interessante è che proprio da questa parte della riva sono stati riscontrati dei campi elettromagnetici, ovvero le bussole impazziscono. Io mi ero portato un action cam con la lenza da lanciare in acqua, ma con tutte le tappe che dovevo fare non sono riuscito ad arrivare in tempo e quindi è già buio. E ovviamente è inutile che lanci l'action cam in acqua, non si vedrebbe nulla. Quindi devo cambiare il tipo di indagine. Ma sentiamo adesso nel dettaglio che cosa si dice e che cosa è successo in questo luogo. Il lago di Scanno è un luogo tanto misterioso quanto rilassante. Molti turisti passano di qui per godersi il meraviglioso lago a forma di cuore. Ma non tutti conoscono nel dettaglio le leggende e i bizzarri avvenimenti. La leggenda dice che la formazione del lago risalga ad un'antica battaglia fra un re del posto e i romani. Si dice che il sovrano, sapendo di essere in netto svantaggio, abbia deciso di invocare il mago Bailardo, che con un sortilegio avrebbe fatto comparire il lago sotto i soldati romani, facendoli affogare. Per quanto riguarda i misteri, ci sono dei fatti molto strani che sono accaduti. Prima di tutto, qualcuno dice di aver avvistato delle strane luci fluttuare sopra il lago. Poi ci fu il misterioso caso del calo del livello dell'acqua di 6 metri improvvisamente nel giro di pochi mesi. Infine, il più interessante, l'evento delle bussole impazzite. In un punto del lago, vicino a dove sto facendo l'indagine, pare che le bussole impazziscano una volta raggiunto un certo livello di profondità. Tale bizzarria è stata confermata anche dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Secondo loro, potrebbe trattarsi di un qualche tipo di materiale ferroso sepolto sotto il lago. Un altro episodio inspiegabile è la strana moria di pesci di alcuni anni fa. Insomma, qualsiasi sia la spiegazione a questi fatti, possiamo sicuramente affermare che il lago di Scanno sia particolare e misterioso. Ragazzi, sto sentendo dei versi molto strani, versi probabilmente di orsi, provenienti dall'altra parte del lago. E in questo luogo, infatti, ci sono molti orsi, proprio qua. E così, nel silenzio, io sono riuscito a sentire qualcosa. Diamo un'occhiata intanto qua al luogo. Allora, forse è bene che sia buio, così almeno siamo tranquilli per l'indagine. Alle mie spalle c'è un hotel, ma non credo che verrà nessuno adesso. Ok, accendo il melmeter e vediamo se qualche presenza vuole parlare. C'è qualcuno qui? Qualche spirito? Qui vicino al lago? Vorrei avere alcune informazioni, se possibile. Se ci siete, potete avvicinarvi allo strumento? Questo strumento può rilevare la vostra presenza. Il fattore delle bussole impazzite non dovrebbe avvenire qui, ma proprio là, in acqua. Cioè ci vorrebbe una barca andare al largo e non so se si presenterebbe sulla riva o proprio sul fondo. Fatto sta che è molto misteriosa questa cosa. E qua niente sul melmeter.
Nulla di nulla. Passiamo ad altri strumenti. Sentite gli orsi? Che no, ovviamente non sono questi, ma si è sentito per un attimo. Lo riconosco il verso dell'orso. È proprio dall'altra parte della riva. Si sente l'eco. Non so se si sente nella videocamera, ma l'ha fatto più volte. Inquietante. È la prima volta che sento il verso di un orso libero. Ancora. Ora si sente molto lontano. Eccolo. Spettacolare. Vorrei sapere qualcosa riguardo il mistero dell'elettromagnetismo, del campo che sta in fondo al lago. Qual è la spiegazione? Perché è presente una cosa del genere? Qualcuno di voi riesce a rispondermi? Qui niente ancora. C'è qualcuno qui? Mi potete dire cosa c'è in fondo al lago? Lezione. Sì, voglio una lezione. Potete dirmi cosa c'è in fondo al lago? Cosa causa quell'interferenza? Perché le bussole impazziscono? Lasciare. Lasciare cosa? Si continua a sentire l'orso. Eccolo là. Pagato. Pagato. Voglio sapere cosa c'è in fondo al lago. Cos'è che non sono riusciti a trovare? Movimento. Preparazione. Hanno avvistato delle luci in cielo qua. È collegata la cosa? Niente, no, non credo di ricevere risposte pertinenti, quindi passerei alla Spirit Box. Ok, se c'è qualcuno qui, potete parlarmi del mistero del lago? Perché le bussole impazziscono? Mm.
Sono passati degli UFO qua sopra? Ditemi il più possibile su questo lago. Vi lascio ancora qualche secondo prima di salutarvi. Ok, si è fatto buio pesto, sono molto stanco, mi avvio alla macchina. Non ci sono stati riscontri, purtroppo quello che avevo in mente non l'ho potuto fare. Volevo posizionare il drone sopra il lago per osservare. Volevo usare la action cam con la lenza e niente, si è fatto troppo buio e non sono riuscito a fare niente. E purtroppo domani sarò in un altro posto, quindi non posso. Mi dispiace, ma dovrete accontentarvi di quello che ho fatto. Spero che sia venuto fuori qualcosa, soprattutto dalla Spirit Box, dato che per il resto non abbiamo avuto granché segnale. E ci vediamo al prossimo video. Questa indagine è dedicata a Maddalena, che mi ha fatto una donazione nella Money Box di Misteri da Cacciare scrivendomi: ciao Fabrizio, purtroppo non sono tanti, ma è un piccolo contributo. Ti seguo sempre e spero che ti faccia piacere che io abbia aiutato anche in piccola parte. Ciao Maddalena, grazie, grazie veramente tanto. Io l'ho sempre detto che le donazioni sono sempre il motore di questo canale. Purtroppo, devo dire, perché se le pubblicità pagassero di più sarebbe possibile fare indagini migliori, investire di più, fare viaggi più lunghi. Quindi grazie, grazie di cuore. Un saluto a tutti.